In questi giorni abbiamo discusso molto di quello che sta succedendo a Lecce. Partiamo da questo presupposto. A destra siamo bravissimi a perdere perché ci dividiamo. Inutile parlare soltanto delle comunali, guardiamo le regionali degli ultimi 15 anni. Ovunque il centrodestra, anche con consenso, si è diviso per i suoi litigi interni, ha straperso. E questo penso che dovrebbe essere da insegnamento. E invece no, ogni volta sembriamo cadere nello stesso errore. Siamo caduti nello stesso errore, infatti, alle ultime comunali nel 2017, quando un assessore di centrodestra ha lasciato 6 mesi prima della fine del mandato la maggioranza e si è candidato come terzo polo. Questo terzo polo poi cosa ha comportato? Che si è alleato con la sinistra al ballottaggio e così la sinistra ha governato a Lecce, prendendo al primo turno il sindaco Salvemini il 26%. Questo è successo per 18 mesi. E quando finalmente abbiamo tutti insieme, si è riunita la maggioranza dei consiglieri leccesi, 17, hanno deciso tutti di dimettersi, beh, adesso abbiamo un'occasione unica, quella non soltanto di vincere, ma quella di far amministrare bene Lecce. In questi mesi in cui sono stata consigliere comunale, ci siamo confrontati ogni giorno, abbiamo avuto un lunghissimo dialogo, sempre mi avete dato segnalazioni, motivazioni e avete visto quanto effettivamente l'amministrazione Salvemini non sia stata all'altezza delle promesse. Ma ve li ricordate i manifesti 6x3? Smonterò il filobus? E invece ancora lì, fosse solo questo, gli artigiani, il commercio, il parcheggio, i grandi annunci per le feste. 18 mesi di Salvemini, bravissimo in conferenza stampa, ma poi nella pratica invece ci ha delusi tutti. Beh, non dimentichiamo che lei c'è una città d'arte e cultura e abbiamo nominato un assessore alla cultura, l'assessore Agnoli, una professionista bolognese che vive a Bologna e che aveva essa stessa ammesso di essere venuta poche volte a Lecce nella sua vita, tanto che non ne conosceva le strutture artistiche. E vabbè, poi ha svuotato, ricordiamoci, il teatro dei Teatini, togliendo gli artigiani che esponevano, per poi metterci quest'estate il cinema d'essai, dove abbiamo veramente proiettato la corazzata Potëmkin e la vita del giovane Karl Marx. E quando personalmente io in commissione cultura le domandavo perché, lei mi disse: abbiamo svuotato i Teatini, è tutto a verbale naturalmente, perché no, finalmente si possono sentire gli uccellini cinguettare. Questa può essere una filosofia, nessuno la contesta, la nostra filosofia è ben altra, è quella del lavoro, è quello di favorire chi lavora e non invece di bastonarlo ogni giorno. Ma ora, dopo che abbiamo fatto vedere come questi 18 mesi di Salvemini hanno deluso i suoi stessi elettori, cerchiamo di non perdere per divisioni interne, perché a destra siamo bravissimi a fare questo, ad avere il consenso, ma a perdere nonostante questo. Ora vi spiego e ci tenevo a farlo in diretta, naturalmente potete commentare e io risponderò dove possibile. E cosa sta succedendo adesso nel centrodestra? Ve lo dico proprio con grande chiarezza. Si è aperto un dibattito dal giorno delle dimissioni che sono state il 7 gennaio. Tanti candidati sindaci che sui giornali si autopropongono, bene, tanti partiti che dicono la propria. Ma in questo momento, davanti a questa divisione, ciao Gabriele Pedone, eh sì, per vincere però dobbiamo veramente essere uniti, quello è l'obiettivo, quello che dobbiamo fare adesso è cercare di trovare un mezzo per essere uniti. Io ho proposto, come altri, le primarie, che non sono un metodo perfetto, lo sappiamo, ma davanti a 1.000 potenziali candidati sindaci bisogna dare uno strumento affinché tutti si possa essere uniti. E tra l'altro, più candidati ci sono alle primarie, più queste invece possono rispondere alla realtà dei fatti. Ma andiamo avanti. Cosa ha fatto il mio partito? Noi ci siamo riuniti lunedì alle 18, presso la segreteria di Forza Italia, abbiamo riunito il direttivo. E da che dovevamo tutti insieme concordare una linea per i prossimi tavoli di centrodestra? Ah, vi dico anche ciao Luigi, anche a te, ciao Mattia. E da che noi dovevamo discutere una linea, è uscita invece la proposta, un po' una fuga in avanti, secondo me, di candidare Adriana Poli Bortone a sindaco della città. No, Luca, non esageriamo. Di candidare Adriana Poli Bortone a sindaco della città senza passare dalle primarie. Premetto, e questo ci tengo tantissimo a dirlo, che se io mi sono innamorata della politica è perché quando ero al Banzi, il mio liceo scientifico, vedevo la senatrice Poli Bortone, sindaco di questa città, e la vedevo come un esempio da seguire. Quindi per me non è solo ammirazione, è un esempio da tutta la vita. Però credere oggi di poter imporre un nome davanti a tutte queste divisioni senza passare dalle primarie,
il metodo migliore per perdere dividendoci, perché questo potrebbe comportare una divisione del centrodestra di nuovo come nel 2017, questa potrebbe comportare ancora una volta a pagine e pagine di giornali per i prossimi mesi in cui i cittadini leccesi non vedono altro che un centrodestra separato. Basta, troviamo un metodo per essere uniti. Ecco perché io pubblicamente, come avrà visto chi ha seguito, mi sono schierata a favore delle primarie contro la posizione del mio partito leccese, che invece ha fatto le primarie sia a Bari e probabilmente anche a Foggia, perché io credo che questo sia il modo migliore, dividendosi, di perdere le elezioni. E poi, anzi, la senatrice Poli Bortone sarebbe un ottimo nome da candidare anche alle primarie stessa. Io mi rendo conto, qualcuno di voi mi dirà, sì, ma la senatrice ha un'esperienza incredibile, 20 anni fa faceva il ministro, ha fatto il sindaco, ma chi nega quanto abbia fatto la senatrice Poli Bortone, che a mia memoria è stato dei migliori sindaci della città? Ma se questo nome in questo momento ci porta di nuovo a dividerci, come ha fatto Dell'Innoce nel 2017, allora penso che la coscienza di tutti sia quella di trovare un metodo per essere uniti e soprattutto per dimostrare che questa esperienza di Salvemini è finita, che anche l'inciucio destra e sinistra che ha fatto governare per 18 mesi Salvemini, scusate se vi parlo così schiettamente, ma non serve a nulla parlare in politichese o in politicamente corretto, se anche l'inciucio che per 18 mesi ha tenuto in vita Salvemini è finito, oppure se quella destra che ha tenuto in vita Salvemini ormai è diventata sinistra. Quindi anche qui dobbiamo essere molto chiari, chi si candiderà con Salvemini avrà ufficializzato la propria appartenenza ad un altro schieramento. Quindi basta con la storia del civismo trasversale, diamo un nome alle cose, perché non si può sempre essere nel limbo del civico o nel limbo del trasversale per sempre, perché alla fine non si fa che essere un po' paraculi, cercare di prendere voti da tutti senza schierarsi definitivamente. Chi si candida con Salvemini si candida a sinistra, chi si candida con Emiliano si candida a sinistra. E anche qui su Emiliano voglio fare una parentesi, sempre con la solita schiettezza che ha sempre contraddistinto il nostro rapporto. Emiliano, poche settimane fa, cercate su Google, Emiliano intervista Alessandro Dell'Innoce, virgolettato, dichiara: ho preso un assessore di destra, perché Alessandro Dell'Innoce è stato assessore di Paolo Perrone fino al dicembre del 2016 con le elezioni a maggio 2017, ho preso un assessore di destra e l'ho fatto vice sindaco di un sindaco di sinistra. Bene, io apprezzo e ringrazio anzi Emiliano per questa chiarezza, perché finalmente qualcuno l'ha detto chiaramente quello che in tanti dicevamo magari in campagna elettorale, quindi grazie Emiliano perché sei stato per una volta trasparente e onesto. Bene, adesso evitiamo che questo succeda di nuovo, evitiamo che ci siano terzi poli che per finta si dichiarano la nuova destra e poi alla fine non abbiano nessun altro obiettivo che la vendetta di andare a far perdere invece il centrodestra e far vincere di nuovo la coalizione di centrosinistra con Salvemini o chi per lui. A me non interessano le liti, a me interessa fare il bene della città e io mi auguro davvero che in questi 18 mesi vi abbia potuto trasmettere un 1% del tempo, dell'impegno che ho dedicato non soltanto ad affrontare i problemi ma anche a risolverli, perché è possibile anche all'opposizione risolvere i problemi, non tutti naturalmente, ma a partire dalle multe che sono arrivate per il gatto ferito, a quando è stato sgombrato ovviamente per l'intervento delle forze dell'ordine, ma anche grazie abbiamo sollevato in commissione contro il problema il centro sociale, quando abbiamo discusso e abbiamo portato avanti tantissime tematiche nella commissione controllo che ho presieduto e che hanno acceso una luce su dei problemi che a volte non venivano illuminati abbastanza. Beh, abbiamo veramente lavorato tantissimo e io mi auguro che l'unica cosa che conti veramente sia il lavoro fatto e non le promesse soltanto di quello che si farà, perché solo il lavoro fatto è quello che è reale, tutto il resto sono buoni auspici. Saluto Emanuele Pezzuto, ti faccio davvero i miei complimenti. Fede, aspetta che non l'ho letto, avrei un po' di gente contro, la schiettezza ti porterà a traguardi importanti, vabbè grazie, questo non si sa mai, Mattia Codazzo è troppo carino, io sono sempre qua ragazzi, io sono a disposizione come sempre e spero che la chiarezza in questi anche di questo sfogo un po' diretto su Facebook non programmato possa farvi capire quanto amo la mia città e ci tengo veramente questa volta di fare una campagna elettorale
pulita, trasparente come le altre che ho portato avanti, ma che soprattutto ritorni a governare in questa città un po' di ottimismo e di programmi e non soltanto ideologia, perché spesso e volentieri io ho visto delle posizioni più ideologiche e i commercianti ne hanno subito le conseguenze che non invece amministrative, perché poi nel comune quello che conta è la persona e il lavoro che fa. Io vi ringrazio. Anzi, mi scrivono la tassa retroattiva sui passi Carrai, ma io, ecco, bravissimo, hai preso un tema importante. Io avevo convocato la commissione controllo proprio su questo, chiamando il dirigente, l'assessore del settore, ma anche l'avvocato responsabile dell'associazione dei consumatori che si era fatto promotore di questa battaglia. Li avevo convocati con verbale alla mano il giorno dopo che è caduto il comune, quindi purtroppo quella non ho potuto affrontarla, mi dispiace, ma vi prometto